La chirurgia generale Cittiglio Angera insiste sui due presidi di Cittiglio e di Angera, appunto, e svolge interventi chirurgici da minore a più elevata complessità. Generalmente sul presidio di Cittiglio, nel blocco operatorio dove siamo in questo momento, eseguiamo chirurgia maggiore, ovviamente combinata anche a chirurgia di day surgery, quindi chirurgia di un giorno, e generalmente procedure chirurgiche che vadano a interessare l'apparato gastroenterico, sia per patologia benigna che per patologia maligna, quindi chirurgia oncologica. Poi ci andiamo a interessare anche di chirurgia endocrina, chirurgia delle tiroidi, delle paratiroidi, e tutta la patologia della parete addominale, proctologica e diciamo delle patobiliare. Per quanto riguarda invece la chirurgia di Angera, nel blocco operatorio di Angera, andiamo a eseguire principalmente chirurgia di day surgery, perché lì abbiamo un reparto week surgery, cioè un reparto che prevede una funzione dei letti dal lunedì al venerdì, e quindi gli interventi chirurgici devono ovviamente prevedere la dimissione del paziente nell'ambito di quel periodo. Quando abbiamo qualunque tipo di difficoltà gestionale sui letti di Angera, abbiamo la possibilità di trasferire il paziente in maniera molto dinamica al reparto di Cittiglio, perché appunto il reparto è il medesimo. E qui a Cittiglio abbiamo un reparto ordinario invece, dove abbiamo la possibilità di ricoverare 7 giorni su 7 H24 tutti i pazienti. Gestiamo anche tutte le urgenze chirurgiche che arrivano dal Verbano. Le urgenze chirurgiche che arrivano sul presidio di Angera vengono gestite direttamente dal punto di vista proprio di pratica chirurgica sul presidio di Cittiglio, però la reperibilità sul presidio di Angera, così ovviamente come quello di Cittiglio, è garantita H24 7 giorni su 7 anche in questo caso. Per le procedure di cui sopra ci siamo allineati alle innovazioni tecnologiche, diciamo, che abbiamo ormai sul territorio nazionale nei centri ad alto volume, così come a livello internazionale, per garantire standard di sicurezza elevati. Qui al mio fianco abbiamo la new entry del blocco operatorio dell'oncologia di Cittiglio, che è la colonna videolaparoscopica 4K, che ci garantisce con i suoi aggiornamenti software anche l'integrazione con l'imaging a fluorescenza col verde endocianina. Questa colonna è arrivata grazie anche al supporto e al contributo del dottor Rizzi, del direttore di dipartimento, con cui coadiuviamo, lavoriamo fianco a fianco, diciamo in una dinamica dipartimentale assolutamente efficiente, e questi, diciamo, interventi chirurgici richiedono anche a volte il supporto di competenze che sono nel lab di Varese, con cui abbiamo ottimi rapporti, dalla terapia intensiva a tutti gli specialisti per l'apporto multidisciplinare, soprattutto per il trattamento delle patologie oncologiche. La cosa che mi preme sottolineare, un aspetto molto importante oggi in questo periodo di carenze di personale sanitario, è quanto macchine del genere possano contribuire a facilitare il training per i giovani chirurghi che vengono a lavorare con noi, e che noi, diciamo, tutor dobbiamo istruire in maniera che l'intervento che vadano a fare sia il più sicuro possibile, il più corretto possibile per il nostro paziente.